tg10.it. Bentornati ad una nuova edizione. Queste le notizie di oggi. Una tragedia, una notizia che ha sconvolto anche le nostre attività di redazione. Non ci sono altri modi per descrivere quanto accaduto nelle ultime ore. Un lutto che ha colpito l'intera comunità gelese. L'odontoiatra Giuseppe Labiso, 61 anni, ed il figlio Emanuele, di 26, sono morti a causa di un incidente aereo avvenuto al largo delle isole Eolie. Erano a bordo di uno Storm 300. Erano diretti a Foggia. I loro corpi sono stati rinvenuti dai mezzi navali della Marina Militare e della Guardia Costiera. Probabile un guasto tecnico al velivolo. Abbiamo proposto la foto che 20 ore fa Emanuele aveva pubblicato nella sua bacheca di Facebook. Maggiori approfondimenti della notizia nella prossima edizione del TG10 del 14. È stata denominata Redivivi l'operazione di polizia curata dal personale della sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Caltanissetta con il commissariato di polizia di Genova. 22 le ordinanze di custodia cautelare, di cui 16 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, emesse dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Proseguono a Gela i sopralluoghi dell'assessore Nuccio Di Paola nelle scuole cittadine di competenza comunale. Qualche giorno fa il componente della giunta messinese con delega all'edilizia scolastica è stato nella scuola secondaria di primo grado Paolo Emiliano Giudici. Il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo ha sottoposto a Di Paola alcuni problemi del plesso, come l'illuminazione esterna non funzionante e lo stato della vegetazione che circonda alcune parti dell'area dell'istituto. L'assessore comunale ha concordato con gli uffici degli interventi risolutivi che verranno effettuati già nei prossimi giorni, nella prossima settimana. Al sopralluogo ha preso parte anche Angelo Scudera dell'ufficio manutenzione ed edilizia scolastica. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, presso l'istituto comprensivo Gela e Butera, scuola elementare di primo grado Enrico Mattei di Gela, nel plesso cantina sociale di via Pablo Picasso, si terrà una giornata di incontro e riflessione dal titolo Donne e Vita. La manifestazione organizzata e proposta insieme all'UDI di Gela, Unione Donne in Italia, la cui responsabile è l'avvocato Giovanna Cassarà, e avrà inizio alle 9.30 presso la palestra del plesso scolastico cantina sociale. Bene, questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che per tutti gli approfondimenti, le interviste, i servizi e le novità di oggi, vi rimandiamo all'edizione delle 14 del TG10. Oppure potrete consultare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.